RGD presenta stasera C'è delirio a Serravalle, un programma di Francesco Atalante Beltrami. Conduce dallo studio 2 del Parchetto di Gozzano Francesco Atalante Beltrami. Dallo studio ovale di Fenegro in collaborazione con BM Classic Automobile, dove la tua BMW storica si sente a casa, interverrà il nostro opinionista editorialista Davide Franchi. E spazio alla nostra sigla, Irene Cara, Flash Dance. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori dallo studio 2 del palchetto di Gozzano per questa puntata del giubileo, la 25esima puntata di stasera C'è delirio a Serravalle, la nostra trasmissione dedicata al calcio internazionale minore. Oggi parleremo degli ottavi di finale della FA Cup, dove diverse squadre di seconda e terza serie inglese sono riuscite ad entrare e alcune delle quali hanno anche compiuto la clamorosa impresa di raggiungere i quarti di finale. Dopodiché parleremo con Davide Franchi ci accompagnerà naturalmente anche nel discorso sulla FA Cup, di alcune piccole squadre che si stanno ben mettendo in luce nei campionati di Grecia, Belgio e Austria, e faremo il punto sul torneo di Viareggio. Dopodiché ritorneremo a parlare di FA Cup con alcuni contributi speciali per festeggiare un po' questa nostra 25esima puntata, e ci sarà spazio un po' per tante tante altre cose, e naturalmente parecchio spazio daremo alla musica. Musica che quest'oggi varierà tra diversi interpreti della musica italiana e straniera, e vi anticipo che vi lascerò il compito di indovinare che pezzi state ascoltando, perché per questa puntata del giubileo non mi occuperò della parte disc jockey, ma lascerò alla vostra creatività quello di andare a individuare appunto i pezzi che ascolterete. E cominciamo subito con un pezzo musicale. See you there.
Rieccoci in studio dopo la pausa musicale. Ci avvisano dalla nostra regia che vedo molto più efficiente di quella di ieri del Festival di Sanremo, che non sapeva quando far entrare i cantanti a prendere i premi e che ha comunicato al povero Carlo Conti una classifica finale sbagliata e provocando un assoluto disastro con panico. Invece noi siamo molto più efficienti e ci hanno avvisato che è pronto il collegamento con Davide Franchi allo studio Ovale di Fenicro. Ci sei? Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Benissimo, ciao. Benissimo. Allora vediamo un po' di snocciolare gli argomenti di oggi. Volevamo partire con una delle manifestazioni più affascinanti del panorama calcistico, forse la più affascinante in assoluto, la FA Cup, cioè la Coppa inglese, che è arrivata al quinto turno del tabellone principale, cioè gli ottavi di finale, e ci è arrivata con una situazione molto particolare, nel senso con diverse squadre della seconda e della terza serie inglese ancora in lizza. E occorre dire subito che una squadra di League One, che sarebbe la terza serie, è riuscita nel colpaccio addirittura di superare questo quinto turno, di arrivare ai quarti di finale. Lo ha fatto superando in questo turno 2-0 il Sunderland, che è una squadra di Premiership che si batte per non retrocedere, ma il turno successivo aveva addirittura vinto sul terreno londinese dello Stamford Bridge, o come si chiama adesso lo stadio del Chelsea, perché io mi perdo abbastanza con i nomi degli stadi inglesi che ogni tanto si mettono, si chiamano come delle compagnie aeree o come delle banche. Adesso non so se tu, Davide, sei più informato di me, ma credo che sia ancora lo Stamford Bridge. E aveva vinto 4-2 addirittura sul campo del Chelsea, che non avevano probabilmente tanto considerato l'impegno, ecco. Leggiamo i risultati di questi ottavi di finale fino a qua, poi facciamo ancora un breve commento. Dunque, il West Bromwich ha superato 4-0 il West Ham, queste erano due squadre di Premiership. Il Blackburn Rovers ha superato 4-1 lo Stoke City, qui c'è un'altra formazione di Championship, cioè la seconda divisione inglese che accede ai quarti di finale, il Blackburn. Sfida tra due squadre di Championship, tra Derby County e Reading, con Reading che va a vincere 2-1 in trasferta e ottiene
i quarti, Crystal Palace Liverpool 1-2, l'Aston Villa ha superato 2-1 Leicester City, il Bradford 2-0 al Sunderland, l'Arsenal sta battendo mentre registriamo dopo il primo tempo per 2-0 il Middlesbrough. Domani, nella, chiamiamolo posticipo, ci sarà un'altra sfida estremamente affascinante, un'altra squadra di League One, il Preston North End, che invece che è secondo in classifica in lotta quindi per la promozione diretta per la Championship, affronterà niente meno che il Manchester United. Quindi direi che per quello che sono gli argomenti di solito della nostra trasmissione c'è parecchio da raccontare. Ricordo il turno precedente e un'altra impresa quasi riuscita al Cambridge, la formazione della cittadina universitaria che, se vado a memoria, sta addirittura il League Two, che ha portato al replay il Manchester, e quindi meritandosi addirittura un servizio speciale di Fox Sport, uno dei canali che segue il calcio internazionale all'interno del Buchi di Sky. Non so se hai avuto occasione di vederlo. Il Cambridge United ha pareggiato 0-0 la gara unica in casa, poi in Inghilterra in caso di pareggio nella gara unica non si va a supplementare i rigori, ma si ripete la partita a campo invertito e solo a quel punto si va a supplementare i rigori. Poi naturalmente il Cambridge in trasferta all'Old Trafford non ce l'ha fatta e aveva ceduto 3-0, però sono parecchie le formazioni che infatti. Quello che poi non succede da noi, invece, vedo che all'estero continua a capitare regolarmente ogni anno. Tanto è vero che tra queste squadre che hai snocciolato, tra le vittoriose c'è il Bradford. Bradford City, che è una città di oltre 300.000 abitanti, quindi importante città inglese, era già venuta alla ribalta delle cronache, se ti ricordi, proprio 2 anni fa, che era riuscita a staccare il biglietto per Wembley, andare in finale contro il Chelsea o lo Swansea, adesso non ricordo più se era arrivato in finale il Chelsea e lo Swansea, poi è andato in Coppa sotto il nome inglese, però mi sembra che la Coppa l'aveva vinta il Chelsea, se non sbaglio. Comunque, ad ogni modo, era arrivato il Bradford in finale e curiosamente adesso dopo 2 anni magari riesce a ripetere l'impresa, che sarebbe una cosa molto particolare. Era stata la seconda squadra di quarta divisione a raggiungere la finale 2 anni fa, adesso non è più in quarta divisione, giusto? Deve essere. È in terza divisione, League One, sì. È nona, praticamente è staccata di 17-18 punti dalla promozione diretta, però ha solo 2 punti con una partita in meno. Una cosa del genere, no, 4 punti con una partita in meno dalla zona playoff, quindi è perfettamente in corsa ancora teoricamente per una promozione. È una squadra molto, molto storica, perché è stata fondata nel 1903, quindi è, sì, come un po' tutte le inglesi, ultracentenaria, e diciamo anche che nel 1911 ha già vinto una FA Cup. Quindi esatto, una balluna ce l'ha in bacheca. Adesso le squadre rimaste, è vero che nell'otto ci sono ancora Arsenal e Manchester United, che magari sono. Sì, c'è Liverpool, c'è la Aston Villa, Manchester che deve giocare lunedì in trasferta con questo Preston North End, e sarebbe una partita che se dovessero trasmettere su Sky mi piacerebbe vedere, sinceramente. Ma adesso il Bradford, passando il turno, ha già l'accoppiamento? Lì è molto tradizionale in Inghilterra, come si faceva una volta. Ogni turno si trova nella sede della federazione e si fa un sorteggio senza teste di serie, senza nulla. Quindi non c'è il tabellone tennistico? No, teoricamente potrebbe uscire Liverpool, Manchester, Aston Villa, che ne so, Blackburn e per dire il Reading di seconda divisione incontrare per esempio il Bradford City, o addirittura se passasse il Preston incontrasse le due squadre di League One tra di loro e avere un posto in semifinale, e poi in semifinale metti che arrivano due squadre inferiori, potrebbero incontrarsi le due squadre inferiori e le due squadre forti dall'altra parte. Cioè è ancora una manifestazione che viene gestita più con i criteri della romantici, diciamo, del calcio classico, che con quelli del calcio business. Infatti che poi non è neanche